Nella giornata di oggi uno degli argomenti di cui si è trattato è stato relativo alla storia della lingua sarda. E la storia della lingua sarda è un argomento complesso, affascinante, non del tutto chiarito, che ritorna poi indietro in tempi che sono praticamente protostorici. Difatti possiamo trovare due momenti di genesi della lingua sarda, un momento prelatino e un momento postlatino. Il momento prelatino è quello forse più misterioso in assoluto perché ci chiede un pochettino di capire com'è stata la diffusione dei parlanti delle lingue prelatine anche precedentemente ai Fenici. E noi non abbiamo la certezza che precedentemente alle grandi invasioni in Sardegna si parlasse un'unica lingua e quest'unica lingua potesse essere al limite anche frutto di sovrapposizioni ulteriori. I romani quando arrivano citano infatti i nomi di molte popolazioni, tribù diverse, che potrebbero aver avuto anche delle varianti linguistiche. Questa presenza di fenomeni linguistici variati tra di loro potrebbe essere poi dopo alla base di una diversa ricezione del latino e anche di una sua variabilità interna nel momento in cui poi dopo la latinità viene a sfasciarsi e nascono i volgari neolatini in tutta quanta Europa. Il momento invece che ci è più conosciuto è quello in cui il latino viene a cambiare, a diventare tutta una serie di lingue neoromanze. Tra queste lingue neoromanze c'è il sardo. Il sardo ci dà la testimonianza di un tentativo di diversificazione, statuaria, a seconda dei giudicati. Quattro giudicati sembrano cercare di partorire quattro lingue diverse. Questa è la tesi, del Casula, di Francesco Cesare Casula, una tesi verosimile. Gli stati hanno avuto una durata troppo breve, solamente 400 anni, e quindi noi ci siamo ritrovati poi dopo con delle varianti statali che non si sono compiute integralmente. E sono poi tre delle varianti che noi conosciamo, il gallurese, il logudorese, che si divide in varietà settentrionale e meridionale, e poi dopo il campidanese. All'interno di questo discorso noi possiamo spiegare poi la grande variabilità, tant'è che in Sardegna molto spesso la questione della lingua è stata descritta anche in termini cantonali, per voler spiegare, indicare e far capire anche quelle che sono le grandi variabili che si trovano anche a livello di paese e che costituiscono alla fine dei conti la ricchezza della nostra lingua.